Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Sephora, quello luxury, non quello multibrand, non quello dedicato solo a Sephora, ma quello multibrand. Allora, calendario che si presenta in questo modo, con penso due file di caselline, molto bella anche la confezione riutilizzabile. Vi dico subito il prezzo che l'ho segnato lì, 149,90. Alcune volte scontabile, ma non sempre. Unica cosa, questo calendario normalmente va via molto velocemente, va sold out, quindi se c'è uno sconto alla veloce, aspettate un attimino. Se però invece volete prenderlo a tutti i costi, prendetelo a prezzo pieno perché rischiate di non trovarlo. Dunque, l'anno scorso questo calendario l'avevo, non questo, quello scorso, l'avevo preso io, che l'ho aperto quotidianamente su Instagram, perché mi seguite anche lì, vero? Ecco, mentre mi avevano mandato loro quello di loro classico di Sephora. Mentre quest'anno, quando mi hanno detto che gli mandavano il calendario, sempre quello classico dei loro prodotti, ho detto, li ho visti molto simili. Quindi ho chiesto se, aggiungendo la differenza, avessi potuto scegliere questo. Quindi ho aggiunto solo la differenza tra uno e l'altro e mi hanno inviato questo, anche perché credo che sia il più interessante da scoprire. L'altro ci può stare anche da scoprire da soli, mentre in una spesa così importante, se vedere se vale la pena, penso che sia meglio. Ora lo apriamo. Come sempre, qui c'è il minutaggio, perché se non volete lo spoiler, ma solo le mie considerazioni, se vale o no la pena, le considerazioni principali, senza nessun tipo di spoiler, allora il minutaggio è questo e andateci subito. Per tutte le altre, invece, noi lo apriamo qui come sempre. Vediamo se riusciamo a tenerlo così. Sembra di sì. Sembra di sì. E iniziamo a aprirlo ed iniziamo con la casellina numero 1. Sì, sono due file effettivamente. Casellina numero 1. Il prodotto dentro ha un pochino di paglietta. E partiamo benissimo con Mario Badescu Skincare. Questo è il Facial Spray with Aloe e acqua di cocco, 59 ml. Eccolo qui, mi piace molto, inverno, estate. Dopo la skincare, questo qui mi piace molto, non bagna ma reidrata bene la pelle. Mi piace, non so, vabbè, tanto mettiamolo qua. Due. Ah, ok, sono in ordine, quindi non ci sbagliamo. Due. Oh là là, partiamo subito bene. Huda Beauty, Lifeliner Quick and Easy. Vabbè, chi non conosce Huda Beauty è ovviamente un full size e questo è l'eyeliner. Faccio vedere nel caso non lo conosciate, però direi che bello, molto bello, diventa opaco subito, molto bello, assolutamente. Quindi io direi che per adesso abbiamo due caselle che iniziamo già molto bene. Iniziamo anche ad appoggiarle ed andiamo alla 3. Cerco di andare veloce perché così non è un video eterno. Nella 3 abbiamo AB Augustinus Butter Face Oil with olio viso da 10 ml. Ecco, questo non lo conoscevo. Apply on clean it per pelle secca. Ah, ok, si apre così. Poi c'è la pompetta che si schiaccia. Ed è proprio un olio che mi è finito anche sui pantaloni. Che bello! È proprio un olio per la pelle secca. Io lo sto applicando anche sul l'eyeliner di Huda e non si toglie. Sempre detto che quell'eyeliner era fantastico, ma adesso è davvero fantastico. Non ha profumo. Devo tirare fuori una salviettina dopo 4 nella 4 e poi adesso faccio un sacco e devo dirlo subito 4 ok della unbottled senza bottiglia gel doccia senza bottiglia che c'era scritto per il corpo bella molto profumata è una saponetta non so se tirarla fuori del tutto ok una saponetta solida ed è io non sono ancora passata completamente ai prodotti solidi, anche perché, soprattutto per quanto riguarda i capelli, non mi ci trovo bene. Però questo gel doccia senza bottiglia,
e fa meraviglie. Io questo lo provo sicuramente. Mi piace e credo che sia un full size. Andiamo alla 5. Ok, Sephora. Allora, questo è un Marvelous Mauve numero 13. È una tinta labbra del marchio Sephora. Che effettivamente la tinta labbra di Sephora mi piacciono molto. La mia unica domanda è: ma c'era un calendario? C'è il calendario dedicato solo ai prodotti Sephora. E perché ci sono anche qui? C'è il calendario dedicato? Vabbè, avrei magari scelto un'altra tinta labbra. Kat Von D fa delle tinte labbra, ad esempio, fantastiche. Vabbè, comunque sia, andiamo a vederci questo prodotto. E ve lo faccio vedere perché tanto questi mi piacciono tantissimo. Durano tanto e non seccano le labbra, solo non sull'olio magari. Eccolo qua. Molto bello. Molto, molto bello. Questo è uno dei nude che mi piace tantissimo, è un full size, bello, bellissimo, assolutamente niente da dire. Mi chiedo solo perché questo calendario, e non, forse perché è uno dei prodotti più iconici del marchio, non lo so. Salviettina struccante, ed è come sempre quella della Nivea che io mi trovo benissimo per gli swatch. Non costano tanto, sono spesso in offerta ed è, struccano bene. Iniziamo a struccare. Uda, anche se c'è sotto l'olio, si fa fatica. L'eyeliner di Uda non sbaglia mai. E per adesso sono molto, molto, molto soddisfatta di tutti i prodotti. Allora, andiamo con la 6. Hanno fatto un calendario a prova di me, perché normalmente sbaglio le caselle. Piccino, ma ehi, Charlotte Tilbury, Push Up Lash, Pillow Talk, quindi il mascara, è un travel size, formato vendita. Molto particolari le setole, mi sono macchiata. Molto particolari, piatte e solo i lati, piccole piccole sottili. E più di così non mi riesco a avvicinare alla telecamera. Non so se lo vedete. Ok, particolare. Piace, e poi cavolo, Charlotte Tilbury, cioè mica bruscolini. 7. Anche qui andiamo bene perché Moroccan Oil idrati in shampoo, un shampoo idratante da 70 ml. Il marchio mi piace molto, il profumo anche. Vi posso dire che è un shampoo idratante per capelli normali e normalmente anche degli ottimi profumi. Infatti, ma il loro profumo principale che mi piace è quello dell'olio per i capelli. Fantastico. Però ci sta. Ci sta ed è accurato il prodotto. 8. Ma poi tiro giù il calendario. Abbiamo, ok, Too Faced. Ok, Maximum Plump. Effettivamente questo è l'anno dei plumper per le labbra, che io non amo, ma questo non l'avevo provato e quindi perché no? È questo qui. È quello in travel size, mini size, che Sephora ha spesso in mini size. Non sa di menta. Non sa di menta, ma a cosa? Lunga durata, risultato lunga durata. Questo lo voglio provare perché sono curiosa. Oltretutto è carino che sia perlatino. Normalmente non mi piacciono perché sanno di menta, che dà un po' fastidio, anche sulle labbra, dopo lo sento sul naso, mi dà fastidio. Questo è un profumo dolce. Forse stai a vedere che questa è la volta che mi ricredo sul lip plumper, ma non l'avevo mai provato a quello. 9. Nella 9 c'è una cosa piccina, ma potrebbe piacerci. Tarte, e ci piace sì. Bronzer Peach Sunset, ok, è fatto così con lo specchietto. Beh, piccino niente. Ah, è in crema. Non avevo letto che era in crema, ma che sema che sono. Ok, bello. Anche se è in crema, io non amo i prodotti in crema. Questo si stende e diventa impalpabile.
Forse sarà il primo prodotto in crema che mi piace? Cream blush. C'era scritto, ma va bene. Forse sarà il primo prodotto in crema che mi piace. Cioè, si è asciugato. Si è asciugato. Si è asciugato. Ok. Mi piace assai per il momento. Ok, andiamo alla... Alt. Cosa ho aperto? Ho aperto la 9. Perché qui c'è la 22? La 10 è dietro. Alla faccia dell'andare in ordine. Per fortuna che me ne sono accorta, se no sbagliavo tutto. La 10 dietro. Allora, aspettate che devo ricomporre il calendario. Un momento. Ok, Ari, eccoci. 10. Per fortuna che me ne sono accorta, se no ci spoileravamo la 22 così. Senza neanche saperlo, certo che se la aprivamo ogni giorno ce ne saremmo accorti subito, quindi nessun problema. Dermalogica Daily Microsfoliate. Ok, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai provato. Dovrebbe essere una polvere, speriamo che sia chiusa, esfoliante. Vediamo. L'ho messa fin troppa. Ok. È una polvere super esfoliante da usare tutti i giorni. Aspettate che la tolgo perché ne ho messa tantissimo. Ho fatto davvero un poccio. Ho fatto davvero un poccio. Credevo che avesse un tappino più piccolo, ma va bene, non c'è problema. Dopo si passa l'aspirapolvere dopo. Allora, ok, è una polvere esfoliante da applicare su pelle umida oppure da unire al gel detergente, quindi è anche multiuso. Con scusate, tipo di polvere, ma non riesco a leggerlo. Dice solo cosa fa. Ok, comunque è un 13 grammi. Altro prodotto che conoscevo, ma non avevo mai provato. A questo punto, scusate ancora, ma. Ok, andiamo avanti con la 11. 11 abbiamo Rare Beauty, ci piace, il mascara in travel size da 8 bello, molto bello. Sono anche curiosa di provarlo perché Rare Beauty è un marchio che non è mai scontabile online, quindi curiosa di provarlo. 12. Lo adoro. Allora, Christophe Robin, questo marchio l'ho conosciuto grazie a Look Fantastic. Questa è la maschera rigenerante 40 ml. Christophe Robin fa prodotti per i capelli. Provateli. Sono la svolta. Costano, ma sono la svolta. Questa è la maschera rigenerante olio di fico. A me questi prodotti piacciono tutti. Detergono bene, non seccano i capelli, non li sporcano più velocemente, funzionano benissimo, basta poco prodotto, quindi anche li durano e poi sono super professionali, cioè, mi piace tantissimo. Proprio contenta, proprio contenta. Come faccio ad arrivare alla 13? Smontando il calendario. Nella 13 abbiamo, non mi piace, The Ordinary, questo sarà il Caffeine Solution 5%, soluzione alla caffeina. Forse sì, perché è un contorno occhi alla caffeina. Potrebbe anche piacermi. Al momento, comunque un full size, scusatemi. Al momento non lo apro perché sono indecisa. Sono indecisa. Se regalarlo o se provarlo, sono indecisa, però un contorno occhi alla caffeina ci sta. 14. Adesso possiamo risistemarlo. Makeup Forever Hydra Booster, il primer idratante 24 ore. Questo è un 30 ml made in France, ovviamente. Vediamo.
Rosina, no, non me lo ricordavo Rosina. Molto idratante, un po' troppo idratante per i miei gusti. Anche perché ricordatevi che io ho la pelle mista tendente al grasso. Però, ragazze, make-up forever. Non bruscolini. A questo punto, vabbè, che era solo un primer. Prendiamola dopo questa bigliettina. Andiamo nella 15 prima, che sono curiosa. La 15. Hola, Milk. Milk fa prodotti make-up in stick. Che non ne sono amante, ma i suoi sono validi. Questi è Lip Chic Lab. Allora, fa un po' di tutto. È un questo qui. Adesso ve lo mostro. Fa labbra, guance, occhi. È un multi. È un stick multiuso. Qua questo qui. Il colore lo mettiamo qui. Eccoci. È multiuso, cioè davvero adatto a tutto, soprattutto, poi è bello che abbia il tappino di protezione, soprattutto ad esempio sulle labbra, oppure sulle guance per dare un colore di blush, si sfuma anche molto bene, oppure anche come base per l'ombretto, in base come ombretto quando c'è un rossetto, un ombretto sotto, mi piace, oppure per quegli ombretti che scopro essere molto pigmentati al punto di macchiare la palpebra, con uno di questi sotto risolvo. Il primer no, perché con il primer, intanto per una salettina, alcuni ombretti che macchiano la palpebra con il primer non va a proteggere dal colore. Spero di avere abbastanza di due salviettine, perché ho solo queste due. Ma sì, siamo al 16. Che prodotti volete che ci siano? Delle mega palette? Non lo so, non lo so. Qual è il prodotto che... sì, no, c'è un prodotto che ha macchiato. Ma sapete cos'è? Non è che ha macchiato. Secondo me il plumper... Guardate. È il plumper che ha gonfiato. Beh, ehi, funziona. Non me l'aspettavo, normalmente sulle mani non gonfia così. Guarda che fosse troppo aggressivo sulle labbra. Usatene pochino per volta per provare. Andiamo avanti con Pai. Wow! Questo è il Carbon Star, è detossinante, olio notte detossinante per il viso. È un 10 ml, la confezione è questa. Andiamo a vedere. Oddio, sembra nero. È nero. È nero. È normale che sia nero. Vabbè che poi stendendolo resta nero. Olio detossinante. Allora, proviamo a massaggiarlo bene. Ok. No. Massaggiandolo il nero non c'è più. Quindi, anche se è piccolino, è un olio per il viso. Ma sapete che non è neanche... Una volta massaggiato, no, non è neanche unto. È super, super idratato. Ma neanche unto. Altro prodotto che ci piace molto. Andiamo al 17. Olaplex. Beh, Olaplex. È Olaplex numero 3. Air Perfector. Non mi ricordo mai i numeri. Proviamoli. Repara e... Protegge. 30 ml, ma questo cos'è il numero 3? Come si usa? Una volta a settimana? Super danneggiati 2 o 3 volte a settimana. Piegare sui capelli asciutti, lasciare in posa 10 minuti, quindi ok. Quindi è un pre prima dello shampoo. Lasci in posa 10 minuti e poi dopo il trattamento classico perché sui capelli asciutti. 18. Oh, qui c'è un po' di roba. Vediamo un po'. Allora, Patchology, marchio che mi piace tantissimo per le maschere in tessuto e per le maschere per i piedi, quelle sfoliante. In questo caso abbiamo
Restoring Night Angel, quindi il patch per gli occhi da notte e il patch per occhi da giorno, che non ho mai provato e proverò. E poi c'è un'altra cosa, che è della Innisfree Pore Clearing Clay Mask, tutto in uno. Ok, pure una maschera per i pori. Ok, ci sarà una casella vuota, ma lo scopriremo perché due marchi diversi, ci sono rimasta. Comunque, una maschera purificante per i pori all'argilla. Mi piace questo marchio e non mi ricordo se questo tipo di maschera l'ho provata, ma la proveremo. E se invece non ho una casella così, sono proprio curiosa, cioè sono proprio contenta. 19. Oh, un altro prodotto di Sephora. Ma c'era il calendario dedicato a Sephora, perché gli mettono anche qui? Ok, comunque questo è un full size, 30 ml, Super Serum Eclat Ultra Glow Serum per il viso, con vitamina C e vitamina E. A me la vitamina C piace molto, devo dire. Non so la vitamina E, ma soprattutto non so se è un siero o un olio. E adesso lo proviamo. Aspettate che sta colando. È un olio. No, non è un olio. È un siero che ci mette un pochino ad assorbire. Ok. Profumo e la confezione è questa qui. Sono un attimo interdetta perché c'era un calendario dedicato proprio ai beauty di Sephora. Vabbè, 20, scopriremo, però basta poi di Sephora, eh. Renne Ultra Comforting Rescue Mask, maschera ultra confortabile per pelle sensibile. Quello che non capisco è ah, ma la maschera che si estrae a tappino? E dopo c'è il tappino per chiuderla. Proviamo anche questa qui dopo. Mi piace questa maschera. Mi piace, mi piace, mi piace. Così togliamo tutto. Bella, mi piace, anche perché è un periodo che le maschere ne faccio tante, una volta quella purificante, l'altra volta quella rassodante, la lisciante, insomma, tutte quelle adatte al tipo di pelle, però ne faccio diverse e le mischio. Piuttosto che farne tre, ad esempio, stesso giorno, una parte, quella purificante, quella rassodante, faccio una giù. 21. 21, cosa abbiamo? Ah, ok, questo lo conosco e mi piace. Ed, se vi dico cos'è, di Benefit il Therial Magnet Mascara. Questa mascara ha delle microfibre all'interno di magnete che con l'applicatore, ecco, che ha dentro un cuore magnetico, va a sollevarle e tenerle in posa mentre lo si applica e dopo restano lì. Allora, è un mascara che mi piace, l'ho già provato, mi piace tanto, faceva davvero il suo lavoro. Unica cosa, teme l'acqua, l'umidità, la nebbia, tutte cose che teme molto. Però, per il resto, fa assolutamente il suo lavoro. 22. È imballata nel pluriball. Rituals of Acura, la Rituals, la candelina, che sarà la classica, c'è scritto Rituals of Acura. Sono profumatissime. Queste qui sono profumatissime e lasciano anche un sacco di profumo. Ecco, fatto, la rimettiamo dentro. Buona, buone, 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 poi piccoline, vanno bene su tutto, e puoi mettere anche sulla scrivania, ad esempio, mentre lavori. Mi piacciono molto. 23, a che minutaggio sono arrivato? Pensavo peggio. 23, cos'è? Baby Retro Palette, quindi abbiamo una palettina piccina, piccina, piccina. Che se non sbaglio c'era una palettina piccina 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 anche l'anno scorso.
Natascia De Nona, esatto. Adesso non mi ricordo se è la stessa, non me lo ricordo, però c'era una palettina piccina, 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 così, di Natascia De Nona, anche l'anno scorso. Però l'anno scorso era il 24, quindi ok. Allora, la palette è questa. I colori sono bellissimi. Si adatta a tutti gli usi e soprattutto è piccolina, portatile da borsetta. Assolutamente niente da dire sulla qualità. C'era Natascia Denona anche l'anno scorso, avrei magari fatto qualcos'altro, ma palette piccole che non siano di Sephora, Too Faced o Urban Decay fanno le mini palette, o se no, Huda. Avrei sperato troppo in Huda, le palette di Huda. Bella, assolutamente bella. Oh, mi è caduta, mi ha fatto la cartina qua. Niente da ridire. Devo solo controllare se è la stessa dell'anno scorso o se è un'altra. Perché ce l'ho in borsetta, anche perché si adatta sempre a tutto. Questa l'appoggio molto delicatamente, anzi la rimetto anche nella sua confezione, perché è vero che è ben imballata, ma non si sa mai. E andiamo con l'ultima. Leggera. Ciofeca, cioè delusione o super sorpresa? Decidetelo prima che apro. Deciso, apro. Non capisco. Apro, ok. Ah, Fame di Paco Rabanne. Un profumo molto bello. È bello anche la collezione. Questo è un omino con gli occhiali. O una donnina, non lo so, non lo conosco. Come si apre? Ah, speravo che si schiacciasse e invece devo aprirlo? Non è a spruzzo? No, devo aprirlo? Devo aprirlo. Ma siamo sicuri che non sia a spruzzo? Perché questo cosino qua che cos'è? No, è solo di bellezza. Ok, sentiamo il profumo. Buono, non è proprio il mio tipo, ma è buono. E oltretutto questo omino qui, o donnina, o non lo so, è una collezione assolutamente. Forse donnina, perché mi sembra che abbia i tacchi. Così, stivetti con i tacchi. Carino, anche perché sarà da donna, per cui immagino, se si chiama Fame. Sono un po' sema ogni tanto. Ok, allora, mi piace. A questo punto però potevate mettere la palette di Natascia Denona al 24 come l'anno scorso, avrei preferito tra i due. Però sinceramente non c'è neanche una casella che mi abbia deluso, quindi ci sta. È vero che il prezzo è abbastanza alto, però ci sta. Quindi ora noi ci puliamo ben bene e poi dopo con il calendario completamente vuoto andiamo a dire le nostre considerazioni finali anche a chi dall'inizio è arrivata adesso e non vuole spoiler. Dunque, calendario. Oltretutto diventa riutilizzabile. Io quello dell'anno scorso l'ho riutilizzato, molto bello. Abbiamo detto il prezzo di 149,90. Ok, considerazioni. 1, 2, 3. Eccoci qui. Allora, se siete direttamente qui dal minutaggio perché non volevate gli spoiler, non ve ne faccio perché il calendario è completamente finito. La scatola la tengo perché è comodissima per tutti gli usi. Cosa dire di questo calendario? Bello. Bello, 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 bello. Sephora non si smentisce mai. C'è davvero di tutto. Adesso non mi ricordo bene tutti i prodotti, però c'è beauty, make-up, skincare, capelli, corpo, tutto. Accessori non ce ne sono. Tutta roba molto apprezzata. Unica cosa che devo sottolineare, no, ci sono dei prodotti pochi del marchio Sephora Collection, che mi chiedo perché? Perché c'è già un calendario dedicato a Sephora Collection. Quindi metteteli lì e qui mettete altro, mia considerazione. Però sono pochi e poi comunque sono full size, quindi ci sta assolutamente. Calendario che secondo me per il prezzo che ha, è vero, è costoso, ma li vale tutti, sempre, non sbaglia un colpo. Piccolo così, se volete una sorpresa in più e magari non lo avete preso l'anno scorso, scambiate le caselle del 23 e del 24. Il 24
aprile del 23 e il 23 aprile del 24, se non l'avete preso l'anno scorso, perché così la sorpresa sarà ancora maggiore. Così. E niente, anche la telecamera mi aveva abbandonato dicendomi la smetti di parlare, è ora di chiudere. Quindi a questo punto chiudo davvero il video. Ed fatemi sapere, voi che l'avete visto con me, cosa ne pensate? Se quest'anno lo prenderete, è bruttino da vedere questo. Se quest'anno lo prendete, cosa ne pensate? Se siete rimaste secondo voi soddisfatte? E disponete un pochino di compagnia, avevi fatto vedere qualcosa di interessante e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!